Stefano Bellotti, segretario generale Federazione Italiana Pallavolo, a Lecce il primo convegno sulla giustizia sportiva, giudici sportivi coinvolti, confronto con altre federazioni. In cosa consiste? Sono due giornate di lavoro dove per la prima volta abbiamo consentito a tutti i nostri giudici sportivi di confrontarsi con gli organi nazionali per creare un filo comune sulla casistica, sulle interpretazioni e per quindi rendere più efficace e efficiente il lavoro durante la stagione. È un lavoro che va in linea con quella che è la volontà che questo Consiglio federale ha voluto dall'inizio, cioè quello di far crescere l'esperienza di tutto il movimento partendo dal confronto, dal passaggio di informazioni e di esperienze reciproche. Beh, la voglia intanto è quello di riproporlo subito, iniziare a lavorare per una seconda edizione che dia continuità a questo tipo di lavoro e poi la speranza è quella che si dia un'organicità anche a questa materia così complessa e articolata, condizionata oggi anche da quella che è la riforma che il nostro mondo sta vivendo e l'idea poi principale è sempre quella di dare il miglior servizio alle nostre società sportive. Insomma, qualificazione della pallavolo non solo dentro al campo. Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi importanti che la federazione sta perseguendo, dare occasione a tutte le figure di crescere attraverso il confronto e il passaggio di esperienze reciproche. Davide Anzalone, consigliere nazionale FIPA, va a Lecce per il convegno sulla giustizia sportiva. Giudici d'Italia riuniti a Lecce per un confronto e per un percorso di crescita. Ma è stata una manifestazione che abbiamo voluto fortemente, grazie anche a quella che è stata la proposta dell'Università del Salento con la quale abbiamo iniziato questa collaborazione. È un evento, se mi passate il termine, storico, nel senso che per la prima volta sia per quanto riguarda i giudici unici sia territoriali che regionali della FIPAV, ma nonché anche le altre federazioni che oggi sono presenti, un momento di studio, di confronto e costituisce, dicevo, un evento storico, nel senso che è la prima volta che ciò avviene, grazie a chi anche ha creduto a questa iniziativa, come ho detto poco fa, sia l'Università del Salento, sia la FIPAV, il Consiglio federale, che ha avallato sicuramente la realizzazione di questo evento e da più parti ci è stato chiesto come questo sia un punto di partenza, cioè fare in modo che questo evento diventi un evento a cadenza annuale durante il quale confrontarsi non soltanto all'interno della FIFA ma soprattutto con le altre federazioni sportive. E questo l'intento di questo convegno e devo dire la verità che per quanto riguarda l'odierno convegno ci siamo riusciti, è motivo di soddisfazione sia per la FIFA ma anche per l'Università del Salento che ci ha ospitato. Luigi Melica, direttore del Dipartimento Giuridico dell'Università del Salento, all'Università di Lecce il primo convegno nazionale dei giudici FIPAV, un momento di confronto nella giustizia sportiva FIPAV e di tutte le federazioni sportive. Sì, è vero e siamo onorati di ospitare qui questi stati generali dei giudici sportivi della FIPAV, ma soprattutto di studiare insieme a loro le possibili convergenze, similitudini e differenze tra i modelli di giustizia sportiva all'interno del nostro ordinamento. E sono davvero felice che ci sia questo primo incontro nella storia dello sport italiano, no, di giudici sportivi a confronto su questioni comuni, su questioni diverse, su buone prassi. E il Dipartimento la ospita, del resto noi offriamo un corso di laurea in diritto e manager dello sport, che è un corso di laurea innovativo, nuovo, unico in Italia e perché no potremmo proprio in questo contesto immaginare anche di fare questa prima pubblicazione dei modelli di giustizia sportiva a confronto. Prosegue insomma la collaborazione tra Federazione Italiana Pallavolo, Università del Salento, va avanti questo connubio? Esattamente, abbiamo questo premio per appunto passione e formazione alle squadre giovanili, ma abbiamo anche i premi cosiddetti Sport Soft Skills, competenze trasversali che consegniamo ogni anno al miglior dirigente, ogni anno al miglior allenatore con competenze trasversali, al miglior dirigente con competenze trasversali e al miglior atleta con competenze trasversali. Quindi diciamo le soft skills
skills sono oramai l'essenza della formazione anche in Italia. Gli americani c'erano arrivati molto prima, ma noi lo facciamo nello sport come in tutte le altre discipline dello scibile giuridico. Ma i prossimi obiettivi è internazionalizzare ancora di più il nostro corso di laurea, attrarre degli studenti stranieri, e noi abbiamo un modello che non è l'intero corso in lingua inglese, ma noi offriamo i corsi, diciamo, di primo anno, uno o due corsi in lingua inglese, perché l'auspicio o la raccomandazione è quella che loro imparino l'italiano seguendo questi corsi in inglese, e una volta imparato l'italiano possano seguire i corsi in italiano. Quindi abbiamo deciso questo nuovo modello. L'italiano è comunque una lingua che è giusto che imparino. L'inglese più o meno lo parliamo in tanti, loro lo parlano, l'inglese gli servirà per i primi esami, poi impareranno l'italiano, e saremo tanto, l'inglese comunque non lo dimenticano, imparano un'altra lingua. Pierandrea Piccinni, a Lecce il primo convegno sulla giustizia sportiva FIPAV, presidente territoriale Lecce, insomma Lecce ospita questa prima storica edizione che riguarda questa tematica. Siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare questo importante evento, credo che sia un unicum nella storia della formazione e del confronto all'interno della federazione. Sono molto contento di poter ospitare i giudici territoriali e regionali che sono accorsi da tutta Italia. Come salentino, nello spirito dell'accoglienza, questo ci rende molto orgogliosi e molto felici. Siamo molto altresì orgogliosi e felici che questo evento si stia svolgendo nell'ambito dell'organizzazione universitaria. Il partenariato con l'università è per noi strategico, sia da un punto di vista logistico, sia da un punto di vista proprio delle occasioni di confronto e di crescita che ci può dare come federazione l'università. Ci sono in campo vari progetti e vari programmi di collaborazione che potrebbero domani mattina portare ancora di più una sinergia maggiore e una utilità per entrambi. E ogni ordinamento in realtà poi si caratterizza fortemente per quello che è l'organo di giustizia sportiva, che è chiamato ad applicare le regole, a interpretarle, quindi sono i manutentori di un sistema, e il sistema FIPAV si regge anche attraverso l'importante contributo della giustizia sportiva. E mi piace però, ecco, che questo momento di confronto così importante sia in qualche modo potenziato, ecco, dal contributo e dal ruolo che ha l'università in questo. Si pensava, ad esempio, nel parlare e nel coordinare questi interventi, che addirittura si possa fare un'occasione di scientifica di questo evento, cioè la pubblicazione dei vari interventi che avverranno nel corso di queste due giornate potrebbe avere anche un rilievo scientifico, e perché no essere anche un punto di riferimento per tutte le altre federazioni. Alla fine si tratta di un discorso di sintesi e di confronto che è utile a tutto il mondo sportivo, e quindi la pallavolo, la FIPAV da questo punto di vista potrebbe essere pioniera di un percorso di cultura giuridica e di cultura di confronto. E quindi ringrazio il professore Melica per la disponibilità che ha sempre attestato e per lo sforzo organizzativo. Si tratta di un investimento anche per l'università importante, e noi siamo orgogliosi che l'università abbia deciso di investire sulla federazione. Ovviamente devo ringraziare la Federazione Nazionale che ci ha dato questa possibilità di organizzare questo evento, il consigliere Anzalone che si è speso nel coordinamento di questo importante evento, e ovviamente tutti i relatori che stanno intervenendo e che stanno impreziosendo il confronto nella nostra il confronto tra giudici territoriali e giudici regionali. È un contributo ovviamente importante ci è stato dato dalla federazione, dal comitato regionale, dal presidente Indiveri, che devo dire la verità, anche con un po' di lungimiranza, ha creduto in questa possibilità di confronto e di aggiornamento, e in qualche modo ha supportato in maniera anche fattiva e concreta l'evento, per cui il mio ringraziamento va anche a lui e a tutti coloro della segreteria organizzativa e della collaborazione più ampia che abbiamo avuto, tutti gli attori e i soggetti che ci hanno dato la mano alla realizzazione di questo evento.